Alessandro Giorgioia. Dicendo veramente grazie, perché allora innanzitutto, dopo aver fatto il sacrificio di ascoltare i Formigoni, adesso siamo, dopo che tutti noi abbiamo fatto il sacrificio di ascoltare per 20 anni Formigoni, adesso siamo qua ad ascoltarci a vicenda, perché voi avrete anche l'opportunità di farci le domande, ed è per questo motivo che io veramente voglio dirvi grazie, perché dopo un anno venire, tornare qua a Brescia in questo auditorio, cioè noi prima stavamo parlando io e Dino con Vito e con gli altri attivisti, cioè ricordarci ancora come siamo arrivati fin qua, quali sono tutti i nostri passaggi in tutti noi, questa è una cosa fondamentale. E noi, non so se lo sapete, il 15 marzo di un anno fa, esattamente quindi un anno fa, noi abbiamo iniziato questa avventura all'interno del Parlamento. E in un anno ne abbiamo fatte tante, ma tante. Quelli che ci dicono che non abbiamo fatto niente, bisogna ricordargli che noi in un anno abbiamo scoperto, registrato, quelli che noi denunciavamo da anni, i lobbisti. Li abbiamo denunciati, siamo stati gli unici a denunciarli all'interno di un'aula di un Parlamento, e li abbiamo cacciati fuori dal Parlamento. Avevamo fatto cambiare, modificare un emendamento presentato proprio dal PD, dal capogruppo della Camera Speranza, ed era un emendamento semplicissimo, era un emendamento che permetteva di riportare un po' di normalità nelle cose, sulle pensioni d'oro, sulle benedette pensioni di cui tutti parlano, perché tutti oggi parlano in televisione di pensioni d'oro. C'era un emendamentino, bellino, piccolino, senza nessun problema, l'avevano fatto loro, e in 5 minuti sono riusciti a cambiarlo, perché dei lobbisti li hanno chiamati e li hanno fatto modificare. Questa è la situazione di questi politici che poi cercano, ci fanno credere che ormai si stanno riverginando l'immagine. Perché oggi in televisione, tutti in televisione vanno a dire che non vogliono più l'euro, che non vogliono più il fiscal compact. La Lega ci sta dicendo che non vuole più l'euro. Però io, se non sbaglio, la Lega, quando in una notte hanno deciso di metterci l'euro, non ha detto niente. Quando noi invece hanno cercato di calpestare la Costituzione, siamo saliti sul tetto e abbiamo dimostrato che non si poteva fare un atto del genere, e ci hanno dato ragione. È così che si fa opposizione. Non è che avanti... Grazie! Dopo essere opposizione abbiamo dimostrato di poter essere anche maggioranza, perché quelle norme sulle pensioni d'oro le abbiamo proposte, le abbiamo studiate, abbiamo trovato le coperture togliendo i soldi alle cose inutili che ci sono in questo paese, abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, stiamo per l'appunto presentando reddito di cittadinanza, la questione degli sfitti, la questione degli sprechi all'interno della Camera, la questione dei lavoratori, i disoccupati, tutte quelle categorie che poi ti dicono in televisione, ah, nei diritti acquisiti. Quali diritti acquisiti? Quali diritti acquisiti hanno oggi i pensionati o gli esuberati o gli esodati? Questi sono stati. Senza parlare poi delle cariche che oggi ci rappresentano. E qui abbasso un po' il tono. Per precauzione. Perché voi forse non mi crederete, ma io vi devo fare una confessione, io gli voglio un bene dell'anima al nostro Presidente della Repubblica. No, non c'è da ridere, io veramente gli voglio un bene, io lo amo con tutto me stesso. Ma io amo talmente tanto la figura, no, la figura, amo il ruolo. Amo il ruolo del Presidente della Repubblica talmente tanto che nel momento in cui mi rendo conto che le nostre cariche, le nostre istituzioni, la prima, la seconda, la terza carica dello Stato, come la Boldrini stessa,
se queste cariche, che sono le tre cariche più importanti dello Stato, sono rappresentate da persone che non ritengo che siano in alcun modo degne di rappresentare quelle cariche, è lì che mi arrabbio. Perché io amo quelle cariche, amo quelle cariche. Sono tutti per il Parlamento, sono tutti per una passione per il Parlamento, che voi neanche vi potete immaginare, gli altri non lo sanno la passione che abbiamo per il Parlamento. Ed è il momento in cui che ci vediamo cosa fanno in Parlamento, ma è in cui ci rendiamo conto che sono persone su cui ci sono delle grandissime nuvole di dubbi, allora lì ci arrabbiamo, perché il nostro paese non può essere rappresentato da persone che non sono degne di rappresentare il nostro paese. Facendo di tutto perché ci sono le campagne europee, la campagna elettorale per le europee in arrivo, e quindi stanno facendo qualsiasi cosa sia possibile per loro per guadagnare qualche votino in più, per fare qualcosa in più. Hanno raccontato qualche giorno fa che ci daranno a maggio 80 euro in più e sono andati in televisione a dire che le coperture ci sono. Se le coperture ci sono, ce li diano domani 80 euro in più. Diventava mercoledì, poi diventava le prossime elezioni e intanto facevano le porcate, i porcellini del porcello, come abbiamo già detto. Quindi evitiamo di cadere in questi trappoloni, perché poi chi ci racconta queste cose, signori miei? Signori miei, ho detto, è allucinante! È allucinante! No, scherzi a parte, quelli che ci raccontano queste cose sono quelli che in realtà non meritano in alcun modo di essere vivi. Renzi stesso. Renzi nel 2012 ha frequentato, e mi sono segnato il dato, 8 consigli comunali su 45. Adesso immaginate questa scena. Voi lavorate da lunedì a sabato, vi presentate al lavoro solo lunedì. Dopo un mese, dopo 2 settimane, neanche un mese, cosa vi succede? Loro l'hanno promosso da sindaco a presidente del consiglio. Nel 2013, nella prima parte del 2013, Renzi ha frequentato 7 consigli su 17. Ora immaginate che la vostra settimana lavorativa sia composta da lunedì al venerdì e voi vi presentate solo lunedì e martedì. Dopo una settimana che vi presentate 2 giorni su 5, cosa vi succede? Allora Renzi dove deve andare? Non abbiamo tantissimo tempo, io vi voglio dire solo una cosa, vi darò 2 ultime informazioni. La prima è che noi, per l'appunto i sospesi, partiranno per un tour e cercheremo di passare per tutta Italia, facendo proprio quella che è la cosa più importante per noi, informazione. Voi però non dovete dimenticare una cosa, non chiedeteci di andare in televisione, perché la vera rivoluzione di oggi è che ognuno di voi è una televisione. Ognuno di voi con le informazioni di oggi potrà andare a parlare ad altre persone, informarle di quello che succede, ed ognuno di voi diventa un giornale, diventa una televisione, diventa un media, e sono questi i nuovi media del futuro, ed è questo il modo giusto con cui dobbiamo cambiare. Noi faremo questo tour dopo che per un anno intero abbiamo girato in tutte le piazze d'Italia da nord a sud, e il bello di tutto ciò è che oltre a parlare noi impariamo tanto da voi, ma imparo anche tanto dai miei colleghi. E una sera in Liguria, qualche mese fa, ho imparato una questione fondamentale che voglio riportarvi, l'ho fatto in un qualche modo mio. Noi, questione del dito. Mi hanno detto che se io adesso punto il dito, qualcuno di voi guarderà il dito, giusto? Qualcun altro invece guarderà il faro, qualcun altro magari guarderà il tetto. Allora il nostro obiettivo di tutti noi oggi è andare oltre il dito, oltre i fari,
oltre il tetto e ricordarci che lì sopra ci sono delle stelle che siete voi. Grazie.